I Bellaria cerca la vittoria che manca dalla gara vinta in esterna con i Nova Filtri. Forse Ghiaia vuole dare una svolta alla propria classifica, l'ultimo posto non aiuta. A Nanni si incontrano due squadre bisognose di punti salvezza, punti che valgono doppi, vedendo che il Bellaria nel prossimo turno incontrerà in esterna il Tolconca, mentre il Fosso Ghiaia ospiterà a domicilio il Gatteo. Già al primo il Bellaria sfiora la marcatura con questo colpo di testa di Fursi respinto sulla linea di porta. Dalla bandierina nuovo tentativo con la palla che carambola nei piedi di Caporali, il quale trova la ribattuta di Menghi. Ma prova e riprova, prima o poi il pallone entra e Chiusi sceglie il gol che vale la copertina con una staffilata dalla distanza che termina nell'angolo alto alla destra di Menghi per l'1-0 dei locali. Neppure il tempo di festeggiare che 4 minuti più tardi Bellaria perviene al raddoppio grazie all'involontaria complicità di Menghi, in questo caso non esule da colpe. 2-0 per il Bellaria. I bianconeri ospiti provano a timbrare la presenza in campo, ma il calcio di punizione non crea grattacapi alla retroguardia di casa che dall'altra parte sfiora la marcatura con Caporali. La squadra di Fusi qualche metro lo concede, ma Gennari sembra quasi scusarsi per il disturbo con un tiro lento e fuori misura. Lo stesso numero 8 recepisce il messaggio e spedisce in porta. Questa volta Vignani deve allungare per evitare pericoli maggiori. Da punizione dell'anno sfiora la marcatura. Il terzo gol bellarese rileva complicità, difficoltà e regali difensivi in fase di marcatura degli ospiti. Zanni ringrazia per il 3-0 del Bellari già Marina 1956. Nella ripresa il Fosso Ghiaia cambia decisamente atteggiamento. In questo caso arriva un tiro dalla distanza che Mignani controlla con l'occhio vigile, mentre dell'anno quando pennella al centro questo traversone risulta micidiale e non a caso Bottini non perdona, riaprendo i giochi. La formazione di Gentili ci crede, qui Mignani viene chiamato alla presa, ma dall'ennesimo traversone il Fosso Ghiaia dimezza ulteriormente le distanze. Gentile concessione ancora della difesa bellariese per il 2-3 a firma di Benini. Il Bellaria accusa il colpo, si getta in avanti, Zanni trova Menghi a negargli la gioia del gol, ma dalla bandierina Fusi Junior trova il colpo di testa vincente per il 4-2, sospiro di sollievo e esultanza alla Piontech per lui, pum pum. Il Fosso Ghiaia non si arrende, il colpo di testa di Ceroni trova l'esterno della rete. La formazione di Gentili è anche sfortunata quando dell'anno inventa e Molducci di testa manda di pochissimo al lato, ma gli ospiti sono costretti ad alzare bandiera bianca quando il Folletto Bellavista trova spazio, mette il pallonetto vincente, Menghi tocca ma nulla può e dopo pum pum ecco l'esultanza alla Cristiano Ronaldo. Diciamo che i giocatori di Fusi si trattano bene in quanto a scelte di esultanza e quando Loi a 91esimo vorrebbe trovare gloria personale si esprime prendendo esempio dal suo cognome di origine sarde in stile Eupremio Caruezzo. 4-2 e fine dei giochi.